cari fratelli e sorelle, la nostra epoca, che ha visto progressi incredibili nel campo della scienza e della tecnologia, e in cui i mezzi di comunicazione hanno raggiunto livelli di perfezione ed efficacia inauditi, deve confrontarsi con un problema inaspettato che sta preoccupando tutti i paesi cosiddetti sviluppati: la solitudine. Che in una città come Stoccolma il 60% delle persone viva da sole, che il Regno Unito con 9 milioni di persone sole abbia dovuto istituire il nuovo Ministero della Solitudine e che in Giappone sempre più anziani si facciano arrestare dopo aver compiuto piccoli furti, con lo scopo di avere in carcere qualcuno con cui parlare, sono tutti segnali che danno la misura della gravità della situazione. Cari amici, nella liturgia di domenica prossima, 9 settembre, Dio ci rivela il segreto per uscire dalla solitudine e realizzare una buona comunicazione. Dal brano della prima lettura comprendiamo come lo smarrimento, la confusione, il disorientamento e, diciamo, la solitudine del cuore, tutte conseguenze dell'allontanamento da Dio a causa del peccato, vengano guarite dalla venuta del Signore e dalla sua salvezza. Dite agli smarriti di cuore, ecco il Signore viene. Il brano, chiaramente messianico, preannuncia la venuta di Gesù, il Redentore dell'uomo e della sua azione salvifica. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. È così, cari amici, Gesù liberando il cuore dell'uomo dal peccato che lo disconnette da Dio, dagli altri, dal creato e da se stesso, e riempiendolo dell'amore vero, autentico, originale, quello puro, quello che viene da Dio, gli restituisce la gioia della vita, della fraternità ritrovata, della solidarietà realizzata. Cari amici, è tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.